Una firma unitaria oggi per combattere l'illegalità e dare onore ai servizi sociali. Sì, noi oggi abbiamo presentato questo protocollo, abbiamo impiegato un anno e mezzo per arrivare a sottoscriverlo, abbiamo messo da parte le nostre differenze che comunque ci sono ed è giusto che ci siano, ma ci siamo focalizzati su un obiettivo, cioè quello di creare un sistema e di creare alleanze, quindi con tutte le istituzioni, per contrastare l'illegalità negli appalti pubblici, in modo tale da dare dignità, come giustamente ha detto lei nella sua domanda, sia ai servizi che vengono erogati e andando a misurare gli effettivi bisogni, non quelli indotti, della cittadinanza, e dall'altra parte dare delle risposte dignitose ai lavoratori che spesso sono vittime di datori di lavoro, cioè di cooperative malate, chiamiamole così, si chiamano spurie tecnicamente, ma sono malate, sono degli avventurieri dal nostro punto di vista, che quindi vanno a ledere poi i diritti dei lavoratori, anche quelli minimi.